Io sono Angel e questo è un nuovo video amigurumi, come potete vedere. Però faccio un intro un po' diversa perché almeno lo faccio vedere indossato. Oggi andremo a realizzare assieme questo cerchietto con il cappellino di Natale. Se l'idea vi piace lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguite il video. Ok, iniziamo prendendo il cerchietto che volete rivestire. Io ho questo qui che ho preso dai cinesi per 1 euro ed è molto stretto, è poco più di 0,5 cm. Ma è uguale, cioè voi prendete quello che volete. Potreste prenderlo anche più largo, più stretto, come preferite voi. Io andrò a rivestire questo qui. Adesso andiamo a prendere del filato rosso e io ho già avviato 7 catenelle. 7 catenelle nel mio caso vanno bene perché ho misurato la circonferenza del cerchietto lì dove ci stanno i dentini, perché prendono quel millimetro in più, e avvolgendolo in questo modo noto che 7 catenelle per me vanno più che bene. Ovviamente la quantità di catenelle varia in base alla grandezza del vostro cerchietto. Per esserne sicure, magari ogni tanto fate la prova e vedete che sia la circonferenza adatta a voi. Quindi dopo aver realizzato queste 7 catenelle andiamo a chiudere a cerchio il lavoro. Quindi entrerò all'interno della prima catenella realizzata, in questo modo, e vado a lavorare una maglia bassissima. Una cosa che non vi ho detto è che all'inizio delle prime catenelle ho lasciato un po' lungo il filato di partenza perché poi servirà per andare a chiudere queste estremità. Quindi a questo punto dobbiamo andare a lavorare all'interno di ogni catenella delle maglie basse. Quindi al termine del giro ci ritroveremo con 7 maglie basse. A questo punto non dobbiamo fare altro che lavorare all'interno di ogni maglia bassa realizzata precedentemente delle maglie basse. Terminato anche questo secondo giro, se volete essere sicure prima di continuare i vari giri di maglie basse, proviamo nuovamente col cerchietto. Quindi se vedete che ci passa in questo modo, vuol dire che la misura va bene, deve scorrere in questo modo. Bene, a questo punto non dobbiamo fare altro che continuare svariati giri di maglie basse. Se volete potete inserire un marcapunti e quindi contare i vari giri che state realizzando, che è quello che farò io, ma potreste continuare a fare delle maglie basse anche senza contarli perché è irrilevante ai fini del lavoro in sé. L'importante è realizzarne tanti quanti la lunghezza del cerchietto. Quindi adesso io vado a continuare con i miei giri di maglie basse e ci ritroveremo tra un po'. Ok, a questo punto io ho terminato i miei giri, che nel mio caso sono stati 62 giri. Ma questo ovviamente dipende da filato a filato, dipende da che tipo di uncinetto state utilizzando, da che tipo di cerchietto state ricoprendo. Quindi la quantità di giri è veramente molto soggettiva. Tra l'altro vi ricordo che tutto l'occorrente che vi serve per realizzare questo progetto lo trovate scritto giù nell'info box, come in tutti i miei video. Quindi terminati i miei giri, sono andata a tagliare lungo il filo anche nella parte finale, che servirà appunto per andare a chiudere poi il buco, e adesso lo andiamo a mettere all'interno del cerchietto. Dopo aver cucito entrambi i lati, questo è il risultato del vostro cerchietto. E già questa potrebbe essere un'ottima idea per rivestire i vostri cerchietti con vari colori, ed è un'idea veramente molto veloce, semplice e carina per rivestire i cerchietti. Ma dato che oggi dobbiamo andare a realizzare il cerchietto per Natale, andiamo a realizzare il cappellino di Natale. Ho già iniziato facendo la base, quindi con del filato bianco ho realizzato 6 maglie basse all'interno del cerchio magico, poi un aumento su ogni maglia bassa sottostante e mi ritrovo con 12 maglie basse. Ancora una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro e mi ritrovo con 18 maglie basse. Dopodiché 2 maglie basse ed un aumento per tutto il giro e mi ritrovo con 24 maglie basse. Continuo realizzando 3 maglie basse ed un aumento per tutto il giro e ci ritroveremo con 30 maglie basse. Dopodiché realizzo 4 maglie basse ed un aumento per tutto il giro e ci ritroveremo con 36 maglie basse. E come ultimo giro realizzerò 5 maglie basse ed un aumento per tutto il giro e mi ritroverò con 42 maglie basse. A quel punto inserisco all'interno dell'ultima maglia realizzata un marcapunti, e cioè
un filato di un qualsiasi altro colore che mi segni la fine dei giri. E a questo punto dovremo andare a lavorare delle maglie basse, però lavorate soltanto in costa retro, quindi non prendendo tutta la maglia come al solito, ma ci inseriamo all'interno della costina retro e realizziamo una maglia bassa. Così per tutto il giro, quindi lavoriamo delle maglie basse in costa retro. Bene, a questo punto dobbiamo andare a lavorare delle maglie basse inserendoci all'interno di tutta la maglia appena realizzata. Quindi non prendendo la costina appena fatta, ma tutta la maglia. Sarà abbastanza chiaro perché vedrete proprio dei forellini nella quale entrare. Questo permetterà al lavoro di sollevarsi. Quindi realizziamo così tutto il giro fino ad arrivare appunto dove c'è il nostro marcapunti. A questo punto possiamo spostare il marcatore all'interno dell'ultima maglia realizzata e andremo a lavorare le maglie così come si presentano con delle maglie basse per due giri. Prima di realizzare però l'ultima maglia andiamo a cambiare colore con il rosso. Entriamo all'interno dell'ultima maglia, prendiamo il filato rosso, lo facciamo passare all'interno. Prendiamo il filato rosso nella parte più lunga e facciamo una maglia bassa. Tiriamo i due fili, quindi quello bianco e quello rosso corto, per stringere la maglia e poi continuiamo a realizzare delle maglie basse nascondendo i due filati in eccesso all'interno del lavoro stesso. In questo modo faccio la maglia e come potete vedere lascio all'interno del lavoro i filati. Quando sarà troppo corto il filo rosso tagliamo entrambi, quindi in questo modo li avremo sia nascosti che fissati. Quindi andiamo a lavorare le maglie così come si presentano con delle maglie basse con il filato rosso per 4 giri. A questo punto dobbiamo andare a realizzare 5 maglie basse ed una diminuzione per tutto il giro. Al termine ci ritroveremo con 36 maglie basse. A quel punto mettiamo nuovamente il marcatore all'interno dell'ultima maglia realizzata e lavoriamo le maglie così come si presentano con delle maglie basse per 4 giri. Terminati anche questi 4 giri, continuiamo realizzando 4 maglie basse ed una diminuzione per tutto il giro e ci ritroveremo con 30 maglie basse. A quel punto spostiamo nuovamente il marcatore e andiamo a lavorare nuovamente le maglie così come si presentano con delle maglie basse per altri 4 giri. E ancora continuiamo con 3 maglie basse ed una diminuzione per tutto il giro e ci ritroveremo con 24 maglie basse. Sposteremo il marcatore all'interno dell'ultima maglia realizzata e lavoreremo le maglie così come si presentano con delle maglie basse per 4 giri. Terminati questi 4 giri andiamo finalmente ad imbottire. Fate in modo che la parte di sotto, quindi la base, rimanga comunque piatta, non deve diventare tonda. Quindi fate così e appiattite. Imbottite, ma questa parte che comincia a stringersi deve essere imbottita veramente molto molto leggermente, perché poi il cappello deve andare a piegarsi. Andiamo a realizzare 2 maglie basse ed una diminuzione per tutto il giro e ci ritroveremo con 18 maglie basse. A quel punto spostiamo il marcatore all'interno dell'ultima maglia realizzata e lavoreremo le maglie così come si presentano con delle maglie basse per altri 4 giri. Bene, gli ultimi giri io l'ho già completati, ma ve li spiego subito. Dopo aver completato i 4 giri di maglie basse così come si presentano e alla fine di ogni giro avevamo 18 maglie basse, sono andata a fare una maglia bassa ed una diminuzione per tutto il giro e mi ritrovo con 12 maglie basse. A quel punto ancora una volta realizzeremo 4 giri di maglie basse così come si presentano e poi andiamo a chiudere il lavoro con 6 diminuzioni e una maglia bassissima, tiro un po' lungo il filo che poi andrò a nascondere all'interno del lavoro stesso. Tutta l'ultima parte del cappello non imbottiamola perché poi il cappello andrà piegato in questo modo, realizzerò dei punti fatto con l'ago e il filo e dovrà stare in questo modo, quindi sarà imbottita praticamente soltanto questa parte per dare la forma. Adesso andiamo a realizzare il pompon e ne approfitto per farvi vedere questo set di aggeggini per realizzare i pompon che ho ordinato su AliExpress. Mi è costato pochi euro, però lo trovo veramente molto utile e anche divertente realizzare i pompon con questi aggeggini. Questa è la scatola che mi è arrivata anche tutta un po' distrutta
E poi questi sono gli aggeggini appunto per realizzare i pompon, che vanno usati a due a due, per questo li vedete accoppiati a due a due. E vanno dal più piccolo al più grande, sono quattro dimensioni diverse. Per il pompon che andrò a realizzare oggi, penso che questo possa andare bene come misura. Quindi adesso ve li faccio vedere in azione, ma voi ovviamente realizzate i pompon con la tecnica del cartoncino. Su YouTube è pieno di tutorial che vi fanno vedere come realizzare dei pompon con cartoncino o vari metodi. Io oggi andrò con questi perché sono anche un po' più veloci. Allora, ogni aggeggino ha questo cosino in plastica che si apre e quindi il tondo si può aprire a metà in questo modo. Vi vado ad aprire entrambi e poi devo andare a sovrapporre, come potete vedere da un lato ci sono dei forellini tondi, dall'altra parte invece delle protuberanze. Quindi dove ci sta il foro deve essere coperto da queste protuberanze. Quindi vedrete i forellini verranno coperti e si devono tenere fermi e poi qui verrà avvolto il filo. Dopo aver fatto svariati giri sia su un mezzo cerchio che sull'altro, ho tagliato il filo sia da questa parte che da questa parte e tenete conto che più giri realizzate più pacioccoso verrà il vostro pompon e a questo punto andrò a richiudere il mezzo cerchio e lo farò tornare un cerchietto chiudendo con cosini in plastica questi qui. Dopo aver chiuso sia di qua che di là dobbiamo andare a tagliare, quindi dobbiamo inserire le forbicine proprio qui dove c'è la parte centrale e tagliare tutto intorno sia da un lato che dall'altro. A questo punto prendiamo un filato dello stesso colore del pompon e dobbiamo farlo passare proprio al centro di questa fessura dove abbiamo tagliato precedentemente. E a questo punto facciamo un nodo forte e ne facciamo altri di sicurezza. Ne ho fatti tre e a questo punto possiamo sganciare i nostri mezzi cerchi, quindi stacchiamo qui e possiamo andare a toglierli molto delicatamente, uno e due. Ed ecco qua il nostro pompon dopo averlo rifinito un po' con le forbici. Ed eccomi qui, ho cucito il cappello sul cerchietto e poi ho piegato il cappello e gli ho dato qualche punto. E questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale! Se è così, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e se provate a realizzarlo, taggatemi su Instagram. Ciao!